Siamo con Giuseppe Mulazzani e sua madre Elisa, che questa settimana ha compiuto un importante traguardo, 107 anni, una delle più longeve in Italia, è stato anche qua il sindaco Palmiro Chielli di Vallefoglia, un bel traguardo, parla oggi lei che è il figlio. Sì, il 2 novembre diciamo, è il suo compleanno, quindi ha compiuto 107 anni, quindi un bel traguardo veramente. Quindi siamo tutti contenti, abbiamo fatto una piccola festicciola, ma quest'anno con il coronavirus abbiamo cercato di fare solo i figli e poche, cioè eravamo 7-8 persone per non creare problemi, diciamo, a lei di salute. E quindi bene, cioè, mia mamma è una donna eccezionale perché per arrivare a quest'età, quindi no. È vissuta lei fino a 96 anni da sola, e quindi non si è mai lamentata, anche se qui la sera restava sola, non aveva problemi perché è sempre stata abbastanza tranquilla, autonoma, diciamo. È da 11 anni che c'è sta signora, la badante Olga, che molto è merito anche suo, è arrivata a quest'età di 107 anni, quindi speriamo che vivi, cioè, ancora prosegua. Ho detto con Ucchielli che va bene, dai, facciamo il record, arriviamo a 150, perlomeno adesso partiamo per i 110. Io vi ringrazio intanto per la disponibilità, per aver fatto entrare Rossini TV con le telecamere dentro casa vostra. E una signora che, dicevamo anche in precedenza, nata nel 1913, quindi periodo di Prima Guerra Mondiale, ha visto la Seconda Guerra Mondiale. Ora ci troviamo di fronte ad un periodo alquanto storico, comunque quello della pandemia del coronavirus, quindi possiamo dire che davvero le ha vissute tutte. Sì, lei ha praticamente ha vissuto due guerre. Noi siamo nati, lei si è sposata nel 1939, la prima figlia, mia sorella, è del 40, io sono del 42 e mio fratello è del 47, quindi fortunatamente anche noi stiamo tutti bene, quindi, e quindi ne ha passate la prima guerra mondiale che e poi la seconda. Lei è nato Urbino, erano 7 fratelli, di cui 3 sorelle e 4 maschi, quindi tutti abbastanza longevi.